Eccoci qua di nuovo in diretta. Mi scuso anche con chi ha atteso qualche minuto in linea telefonica, precisamente parlo di Michele Bianchi di Alternativa Civica che abbiamo in linea appunto. Buonasera Bianchi. Buonasera Sergio, buonasera ai radioascoltatori. Adesso ci farei capire un po' che cosa è successo, perché parliamo di elezioni amministrative, parliamo di quello che è in queste settimane sono stati incontri e anche quello che era stato annunciato, cioè come ormai si era raggiunto l'accordo di una coalizione abbastanza ampia del centrosinistra, almeno di partiti che hanno fatto la stessa esperienza di partiti di opposizione nei confronti appunto dell'amministrazione Mozzicafreddu Ubaldi. Ad eccezione dell'UPP che si è tenuto un pochettino sempre fuori, con anche un periodo in cui aveva coltivato questo interesse anche di intesa con PAC, il porto delle Granate a cuore di Vito Bazzani, ecco, sta di fatto che adesso PAC si era trasferito invece, o aveva accolto anche questa proposta di una candidatura a sindaco appoggiata dai partiti come Movimento 5 Stelle, PD, Partito Socialista, ecco, l'Alternativa Civica si è tirata fuori. Ci spieghi perché? È stata la questione della candidatura di Rovazzani a fare esplodere questa alleanza? Ma guarda, Sergio, la candidatura di Rovazzani sicuramente è arrivata in un momento abbastanza delicato, perché eravamo oramai prossimi alla definizione di quella che doveva essere la lista, e se ricordi bene al 16 agosto, quando ci siamo presentati alla cittadinanza in quell'assemblea nel cortile Diaz, la cosa che sicuramente ha lasciato un po' delusi tutti gli astanti è il fatto che non fosse venuto fuori il candidato sindaco. Ma in quel momento, ti devo dire la verità, eravamo arrivati a considerare la possibilità che ci fosse un candidato interno della coalizione, perché delle personalità della realtà civica di Porto Recanati da noi contattate purtroppo avevano declinato il nostro invito, e arrivati oramai agli sgoccioli della presentazione di liste e programmi ci vedevamo insomma costretti anche a ragionare su quello che doveva essere un candidato interno alla coalizione. Proprio in quel momento è arrivato come nuovo interlocutore, e lo auspicavamo ovviamente, Porto Recanati a cuore. Il problema fondamentale a Stereo è stato questo: quando noi abbiamo intuito che forse Porto Recanati a cuore poteva avvicinarsi, mentre ancora non avevamo e non abbiamo avuto riscontri da parte di Uniti per Porto Recanati, ci siamo subito posti la domanda, il quesito, su che cosa avrebbe chiesto Alessandro Rovazzani per far sì che insomma la sua lista civica fornisse ausilio e collaborazione a questo progetto. E la risposta che ci siamo dati tutti controvertibilmente era che probabilmente c'era la possibilità che Rovazzani avanzasse la richiesta di essere candidato sindaco. Io in quel momento, ma non solo io, anche il Partito Socialista guidato da Giovanni Pierini, abbiamo ovviamente chiesto di valutare internamente quello che poteva essere un candidato sindaco interno della nostra coalizione, non da contrapporre a Rovazzani, ben inteso, ma da mettere su un piatto di valutazione, quindi su un piano di valutazione, di confronto della scelta, per effettuare quella che sarebbe dovuta essere una scelta il più democratica possibile, il più sposata possibile. E qui sono arrivati i primi problemi, perché premesso che questo progetto è nato da una collaborazione quinquennale
dai banchi dell'opposizione, ma che si è rafforzata e si è resa quasi indissolubile, soprattutto con il Movimento 5 Stelle nell'ultimo biennio, quello che ci ha sempre guidato è stato un presupposto fondante, direi quasi un pilastro fondante di questa coalizione, cioè che tutti i gruppi che partecipavano alla coalizione sedevano al tavolo delle trattative con pari dignità. E quindi chiunque avrebbe potuto porre sul tavolo una proposta anche, non solo programmatica, anche sul candidato sindaco, e su questa si sarebbe dovuto ragionare. Bene, quando è arrivata la richiesta di contatto da parte di PAC, sapevamo che la eventuale adesione di PAC al nostro progetto era vincolata all'accettazione del candidato sindaco Rovazzani. Premesso che la sua motivazione politica, la motivazione politica che ha dato Rovazzani è anche logica e plausibile, cioè il fatto che per un gruppo che storicamente si è collocato in un'area politica distante da un progetto di centrosinistra, avvicinarsi alla nostra coalizione rischiava di pregiudicare quello che era l'appeal, il bagaglio elettorale che poteva avere PAC, e quindi per PAC l'ingresso nella nostra coalizione poteva avere maggiore efficacia e forza se fosse stato Rovazzani a rappresentare l'intera coalizione. Quindi io, detto questo, ho sempre detto ad Alessandro Rovazzani, col quale poi ho anche un rapporto di amicizia e stima che non è stato assolutamente intaccato da questa vicenda, ho sempre detto che la sua richiesta era legittima, il problema era da parte nostra, perché se noi ci siamo sempre detti che dovevamo sedere a questo tavolo con pari dignità, nel momento in cui un gruppo aderisce alla coalizione e pone la sua candidatura e su questa candidatura non si apre neanche un confronto su eventuali alternative, ma si procede alla semplice accettazione, beh, io ho subito intuito che quel rapporto di pari dignità veniva a scemare, perché per tre o quattro mesi quattro gruppi, tre partiti e una lista civica hanno collaborato alla redazione di un progetto senza avanzare pretese da parte di nessuno, poi all'improvviso arrivava l'ultimo aderente a questo progetto e metteva la sua condizione e noi l'accettavamo, era un po' come spogliarci della dignità che noi avevamo tenuto fino a quel punto per cederne una quota maggiore a PAC, e questo già per me era difficile da accettare. Poi ho anche messo sul piatto della bilancia un altro dato politico, e questo è sicuramente incontrovertibile, cioè il fatto che in cinque anni di opposizione le nostre azioni politiche presentate in Consiglio, parlo quelle di Città Mia ovviamente, da capogruppo di Città Mia, le azioni politiche di Città Mia presentate in Consiglio Comunale hanno visto quasi sempre, per non dire sempre, l'adesione totale da parte del Movimento 5 Stelle e anche di Uniti per Porto Recanati, allo stesso modo ha visto quasi sistematicamente l'allontanamento da parte di PAC, o meglio l'isolamento. E devo dire che anche su questo Rovazzani ha dato una spiegazione logica, cioè il fatto, lui è stato chiaro, ha detto la posizione di PAC spesso è stata diversa da quella delle altre opposizioni, perché c'era comunque l'intento di dare un'immagine di salda identitarietà di PAC diversa da quella delle altre opposizioni, quindi diciamo se le tre altre liste di opposizione proseguivano in una strada, per PAC era necessario o comunque visto come un vantaggio quello di mantenere una strada identitaria, quindi anche a volte poteva sembrare isolata, e questo per me però è stato un altro tassello, un altro sassolino da mettere sulla bilancia del contro ad assecondare la candidatura di Rovazzani. Ultimo, ma non meno importante motivo, era il fatto che, ma queste sono tutte cose che già sanno gli interlocutori di quel tavolo, lo dico a chi ci ascolta. Lo dice a noi che non abbiamo avuto fortuna o comunque occasione di partecipare a questi vostri incontri. Certo. L'ultimo tassello
era che ovviamente per un progetto di centrosinistra dove io mi sono sempre ritrovato, la figura di Alessandro Rovazzani quale candidato sindaco della coalizione poteva pregiudicare per certi versi quella capacità attrattiva che poteva avere un progetto sedicente di centro-sinistra, ma che poi si trasformava in qualcosa di più centro-moderato. E quindi ho messo anche sul piatto della bilancia, se è importante per alcuni gruppi della coalizione di cui facevo parte l'allargamento del bacino elettorale anche a un'area, diciamo, non rientrante nel nostro alveo naturale, quindi ripescare l'elettorato di PAC, era anche da tener conto quello che poteva diventare un travaso di voti del nostro bacino elettorale o verso un astensionismo fino a pochi giorni fa, oggi posso dire verso un'altra lista che si presenterà nel centro-sinistra a Porto Recanatese. Quindi bilanciamole queste cose, insomma, prima di aprire sic et simpliciter, o meglio, aprire sì, accettare l'imposizione, rivediamola sta cosa. Quindi scusami Michele, ma allora che cosa accadrà da qui a qualche giorno, perché le liste scadono il 5? Io guarda, su questo Asterio ho poco da aggiungere, perché io sostanzialmente da giovedì sera sono fuori dalla coalizione, così come lo è anche il Partito Socialista, Alternativa Civica è uscita dalla coalizione. Quello che succederà nel resto del panorama politico portorecanatese oramai non è più affar mio, perlomeno non direttamente. Quindi da quello che si intuisce leggendo i giornali e ascoltando un po' i rumors di paese, sembra che ci sia un'altra lista civica di centro-sinistra che si presenterà alle imminenti elezioni comunali e che ancora una volta decreterà sostanzialmente la spaccatura nell'elettorato di centrosinistra. Ecco, io avrei voluto anche come extrema ratio cercare di mettere in gioco un po' la candidatura avanzata da PAC, proprio perché forse c'era la possibilità di un ultimo approccio, quantomeno con il movimento di Lorenzo Riccetti, Uniti per Porto Recanati. Purtroppo a molti è sembrato che fosse troppo tardi e che quindi bisognava blindare la candidatura di Rovazzani e chiudere la questione. Lì mi hanno messo un po' con le spalle al muro, perché io ho sempre detto che pur non riuscendo a esprimere candidati, perché effettivamente non lo dico per partito preso a serio, ma io avevo dichiarato da tempo immemore che nell'eventualità si fosse accettata la candidatura di Rovazzani non mi sarei candidato, forse il resto della coalizione non mi ha creduto, ma ho trovato difficoltà, per non dire impossibilità, agli altri ragazzi che fanno riferimento al gruppo Alternativa Civica a offrire la loro candidatura in questo progetto. E a un certo momento ho detto: signori, io non posso presentare candidati, rimango comunque in coalizione, però sappiate che non ho la possibilità di fornire candidati diretti sulla lista. Poi è successo un episodio che però non voglio... Cioè non avevi la possibilità di fare una lista? No, no, di presentare candidati di Alternativa Civica nella lista che comunque avrebbe presentato la coalizione guidata da Rovazzani. Quindi di compilare una lista, di formulare una lista di Alternativa Civica? Di fornire sì, soggetti, risorse umane da... Quindi 16 candidati necessari o comunque, esatto, questo è il numero massimo. Sì. Ho capito. E poi fino a lì sembrava, insomma, che tutto proseguisse comunque nella direzione che la maggioranza del gruppo aveva dato. Io sono sempre stato una persona molto democratica, e ho capito in quel momento che la mia posizione, le mie perplessità entravano in minoranza. Ho comunque detto che sarei rimasto nella coalizione pur non potendo fornire candidati diretti in lista. Poi è successo un episodio che però, ti dico la verità, Asterio, non voglio raccontare alla radio. È un episodio che sostanzialmente mi ha lasciato molto interdetto, non solo a me evidentemente, anche a Giovanni Pierini.
E questo episodio, secondo me, è stato un po' emblematico di quello che sarebbe stata la guida di questa coalizione. Diciamo un'affermazione un po' troppo pesante, diciamo, non voglio dire assolutistica né dispotica, però insomma c'è stato un episodio che mi ha fatto ragionare sull'effettiva imparzialità di questa figura all'interno di una coalizione. Oh, ma questa è una visione del... Parli del candidato sindaco? Sì, certo. A quel punto, quando ho chiesto delle... Ma poi sentiremo, ma tutto questo, che ruolo ha svolto il PD? Cioè, è rimasto sempre passivo? No, assolutamente. Guarda, il PD, ti devo dire la verità, forse è stato il soggetto politico che più mi ha deluso in questo percorso. E lo dico non con senso di vendetta o di rivalsa, ma proprio con senso di mortificazione e avvilimento personale. Vuoi perché comunque per 3 anni e mezzo, quasi 4, ho rappresentato anche il PD in consiglio comunale. E vuoi perché a un certo momento, e questo lo dico perché è giusto che i cittadini lo sappiano, quando si è iniziato a ragionare sulla possibilità di un candidato interno, interno dico uno della coalizione ovviamente, a un certo punto il Movimento 5 Stelle formula questa proposta. Sostanzialmente il Movimento 5 Stelle dice che all'interno di questa coalizione esistevano 3 partiti, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito Socialista, e una lista civica, Alternativa Civica. Quindi per il Movimento 5 Stelle, se si doveva andare a cercare un candidato interno, rappresentando Alternativa Civica, l'unica componente appunto civica di questa coalizione, il candidato sindaco sul quale avrebbero posto fiducia e diciamo favore era Michele Bianchi. Su questa posizione si è subito allineato anche il Partito Socialista e ovviamente Alternativa Civica. Però il Partito Democratico non si è mai espresso. Io ricordo che per ben 3 volte ho chiesto al segretario del PD se il PD avesse avallato nell'eventualità la mia candidatura, e per 3 volte non mi ha risposto. Anzi, una volta mi ha detto: ma tu la candidatura di Montali l'avresti accettata? Perché a un certo momento era venuta fuori anche la candidatura di Montali, che diceva di essere stato impalmato candidato sindaco secondo lo statuto del PD, perché il segretario comunque, nell'eventualità che ci sia la proposta da parte del PD, deve essere il candidato sindaco naturale. Io non mi sono espresso lì perché era venuta fuori un po' comunque una perplessità sia da parte dei 5 Stelle, non peraltro per il fatto che aderire già a una coalizione quando fino a poco tempo prima il Movimento 5 Stelle non avrebbe mai potuto partecipare a una coalizione dove erano presenti anche dei partiti. Trovarsi comunque alleato del PD, ma dover accettare anche il candidato del PD, per il 5 Stelle sarebbe stato ben più difficile. Ed è per questo che Sauro Picini presentò come proposta la mia candidatura. Io non mi sono espresso su Montali semplicemente perché ho intuito che proprio da un punto di vista di rapporti tra partiti era difficile avallare la candidatura del segretario del Partito Democratico, però non ho mai avuto risposta sulla mia candidatura. Lì sono rimasto molto male, ti devo dire la verità, Sterio, perché siccome in passato avevo avuto comunque anche cenni di apprezzamento da parte dei membri del PD che hanno comunque collaborato al progetto Città Mia, rimanere così senza una risposta, avrei preferito magari che, ecco, mi si dicesse: no, guarda, per il Partito Democratico tu non sei il candidato ideale. A quel punto io non avrei detto più nulla, perché avrei accettato la candidatura solo se fosse condivisa da tutti i gruppi, e siccome per stessa volontà del segretario del PD non si doveva fare nessuna alzata di mano, perché lui ha sempre detto: non facciamo decisioni per alzata di mano, perché sennò dopo ci saranno sempre gli accontentati e gli scontenti, contenti e scontenti. E allora ho detto: vabbè, non facciamo l'alzata di mano, ma almeno un sì
o un no sulla mia candidatura, me lo puoi dare? Non c'è stato verso, non mi è stato dato. E qui allora entra una domanda che Riccetti, che prima ho sentito prima di telefonare a te, mi aveva suggerito di farti. Ah, va bene. Mi ha detto, di un po' Michele Bianchi, se nella sua esperienza di capogruppo di Città Mia, in consiglio comunale, è stato mai appoggiato, meglio, è stato, diciamo così, avuto mai questi appoggi da parte del Partito Democratico, da parte del Movimento, cioè da parte del Partito Democratico in modo particolare, perché il PD faceva parte appunto di questa coalizione di Città Mia, per dire cioè che nel tuo mandato di consigliere ti sei trovato ad assumere o a sostenere delle idee che non erano particolarmente gradite alle PD o sulle quali non c'era questa massima e piena condivisione, secondo Riccetti. È così? Riccetti è una vecchia volpe. È uno che ti provoca. Però purtroppo devo dire che la domanda non la fa a caso. Non è fatta a caso la domanda. Allora ecco, si spiega il perché non ero molto entusiasti sulla tua candidatura a sindaco. È probabile che fosse anche per questo motivo, è vero, ma io credo che questo sia anche conosciuto e noto ai soggetti interessati di Porto Recanati, della politica portoricanatese. Ci sono state almeno un paio di occasioni abbastanza importanti, devo dire, nelle quali la mia azione politica in consiglio comunale non ha visto, chiamiamola, piena adesione del PD. Faccio un po' il democristiano adesso. No, vabbè, ci sta, siamo in una fase abbastanza delicata. Esatto, guarda, tanto bene o male la storia di questi 5 anni è conosciuta, non a tutti magari, ma a molti. E ci sono state, è vero, ci sono state un paio di occasioni in cui ho portato avanti delle iniziative politiche di contrasto all'azione dell'amministrazione attuale, nelle quali la posizione del PD non è stata di pieno appoggio e supporto. Quindi sì, probabilmente agli occhi di qualcuno all'interno del PD potevo sembrare un soggetto non particolarmente malleabile o comunque non troppo diplomatico. Però io ti ho visto sempre partecipare a qualsiasi iniziativa del PD che si era svolta a Porto Recanati. Ma sicuramente lo quel giorno che pure era venuto Sciapichetti, no? Sulla questione della costa, tu eri lì presente, appunto. Ma sono stato presente anche alla famosa iniziativa sul casello autostradale. Casello autostradale, certo. Segretario Massi con l'ausilio del senatore Morgoni. Ti dico, sono stato io, ovviamente, essendo rappresentante Città Mia, avevi questo compito e dovere. L'ho fatto sempre nella piena consapevolezza che dovevo assolvere al compito che mi era stato dato, quindi non ho mai messo in dubbio. Le azioni del PD le ho sempre seguite e per certi versi anche appoggiate. Lo stesso non posso dire che il PD abbia fatto nei miei confronti. Ecco, su questo credo che non ci possa piovere, insomma. Allora, a conclusione, Bianchi, di questo ti ringrazio perché sei stato sincero, aperto, qualche espressione democristiana la passiamo, però per il resto sei stato abbastanza anti-democristiano, non hai usato troppo il politichese. Senti, non è nella tua indole, non è nelle mie corde. Certo. No, ti volevo dire, allora, quando tu parli di un'altra lista di centro-sinistra, parli di una possibilità, quindi di UPP, Alternativa Civica e Partito Socialista? No, io ho parlato di una lista civica che si è già mossa per conto proprio, senza appoggio di, cioè UPP non lo so, quantomeno non l'appoggio di Alternativa Civica e credo neanche del Partito Socialista, anzi. Ah, quindi voi però allora che fate? State fuori? Siamo fuori, infatti colgo l'occasione
per dare anche una certezza ai mariuoli di paese che magari adesso si sono giocati anche delle bevute, scommettendo nel mio salto dell'acquaia. Chi ha scommesso su bianchi a casa ha vinto, quindi vada a riscuotere la propria scommessa, perché bianchi non si candida con nessun altro. Questo è una certezza che posso già darti, ma che poi giovedì alla presentazione, venerdì alla presentazione delle liste vedrete. Quindi stiano tranquilli e calmi coloro che prima dicono che il mio peso politico è pari a zero, poi però si affannano nel cercare di capire se Bianchi si vende ad altro progetto. State tranquilli, anche se l'avessi fatto, l'avete detto voi, ho un peso politico leggero, che fastidio potevo darvi? Va bene Michele Bianchi. No, è un personaggio politico che io ho conosciuto, a dire il vero, appunto come Alternativa Civica in un'iniziativa che tu avevi fatto insieme a Fiaschetti, in zona Pineta, mi sembra. Ah, No, per dire, cioè, ecco, quindi sì. tu La manifestazione contro la prostituzione. contro la prostituzione, bravo, adesso non so se era contro la droga, contro la prostituzione o quant'altro. E no, questo per dire, cioè, che io penso che poi una persona, quindi, che ha fatto un percorso, che ha avuto sempre questa passione, tirarsi fuori e dire: non vi preoccupate, ritorno al mio studio, non mi vedrete più in consiglio comunale o nelle piazze a fare propaganda. Beh, questo è un po', qualcuno potrebbe dispiacere sicuramente. Guarda, prima di tutto ti dispiace a me, ti dico la verità seria. Per la storia non tanto mia che è recente, ma per la storia che rappresenta la mia famiglia, mio padre per Porto Recanati, io dei tre fratelli sono quello sicuramente che ha ereditato in maniera più evidente la passione politica da parte di nostro padre. Sapere che passerò i prossimi 5 anni all'oblio della politica, non è che mi faccia piacere, attenzione. Non peraltro io in questi 3 anni e mezzo, ma voglio dire 5 anni, perché Giancarla lo sa benissimo quante volte sono stata con lei a casa sua a preparare insieme interventi in consiglio comunale. Rimanere a casa dopo questi 5 anni è veramente dura, perché ci ho rimesso a livello professionale, devo dire che purtroppo ho visto ridursi il flusso dei clienti da quando si prende una posizione politica. È chiaro che qualcuno Sì, inizia. dopo scattano le antipatie, simpatie, tutte queste Esatto. Mi sciocchezze. sono rimesso a livello di tempo da dedicare magari alla compagna, al tempo libero, alla famiglia, agli amici, perché poi se magari ti dovevi passare il fine settimana a studiarti i documenti di bilancio e quant'altro. L'ho fatto sempre nel pensiero, nel desiderio di vedere quei tre soggetti che sedevano al banco dell'opposizione, io, Loredana Zoppi e Sauro Picini, essere gli alfieri di un nuovo progetto di centrosinistra a Porto Recanati, un nuovo percorso, un nuovo cammino. Ero convinto che ci potessimo riuscire. Purtroppo non è stato così. E adesso è veramente dura star fuori, e non credere che per me sia facile. È veramente dura. Ma non sono fatto per salti della quaglia o bandiere sventolate a seconda dell'occorrenza. Ho una certa dignità e una certa coerenza. E quando ho visto fallire il mio progetto, perlomeno per me, il mio, il nostro, quando ho visto che quel progetto in cui credevo è andato per una strada diversa da quella avevamo percorso, avevo capito che era il momento di scendere dalla nave, ma tornare a casa senza evitare nuovi imbarchi. Non fai la parte di 900 che si è fatta esplodere con la barca dentro la Assolutamente no, il pianista nell'oceano. no. No, io scendo, ma non risalgo da nessuna parte. No, ma a parte, sì, no, e poi ci lasciamo veramente. A parte che non è detto che la politica una debba fare solo se riveste un ruolo di amministratore. E si può fare politica
nei gruppi si formano anche, non so, dei nuclei di volontari, di volontarosi che poi cominciano magari, no, in città a far più rumore e far parlare più di sé che non tanti inutili consigli comunali dove il dibattito finisce lì e esce un comunicato una volta all'anno. Perché? Ma infatti guarda, su questo ti posso dire che per certi versi qualcosa già mi è venuto in mente, però intanto più che dedicarmi alla vita politica, continuare a dedicarmi alla vita politica di Porto Recanati, a me piacerebbe essere d'ausilio, eventualmente strumento, a quei tavoli di lavoro che abbiamo avviato con cittadini portorecanatesi, cittadini addetti ai lavori ovviamente, che si sono messi a disposizione chiedendo espressamente la non partecipazione politica, ma la semplice partecipazione programmatica. Quei tavoli di lavoro sono partiti con un entusiasmo che non credevo veramente, da parte di tante persone che ringrazio e non finirò mai di ringraziare, per aver fornito gli spunti al programma. Io mi auguro che quegli spunti vengano recepiti in toto dalla coalizione guidata da Rovazzani. E chiedo espressamente, l'ho già detto nel comunicato, che semmai il progetto di Rovazzani dovesse arrivare a Palazzo Volpini, che tenga aperti quei tavoli in maniera permanente, li trasformi in laboratori di idee, di spunti e di eventuali anche segnalazioni di anomalie della macchina amministrativa. Ecco, se così fosse, già una piccola parte di me ancora permane, diciamo, in quello che sarà il progetto politico futuro di chi si presenta alle elezioni. Già per me sarebbe un piccolo successo. Mi auguro che questo possa accadere. Benissimo, ti ringrazio veramente, è stato un piacere sentirti, fare quattro chiacchiere appunto con Michele Bianchi di Alternativa Civica, e a presto Michele, perché Grazie. Noi siamo sempre qui. A presto. Grazie, ciao, ci vediamo. Buona serata a tutti. Anche a te, ciao.